in collaborazione con... Sabato 19 maggio 2012, ultima giornata di campionato Brescia-Lazio, in una giornata in cui è anche difficile parlare di sport per ciò che è accaduto a Brindisi, ma il Brescia è vicino alle famiglie delle vittime e adesso si giocherà questa 26esima giornata di Serie A. Novità in casa Brescia con il nuovo staff alla guida tecnica della prima squadra formato da Miro Checi, Matteo Rossi e Rinaldo Caio, che guideranno le leonesse in questa ultima partita di campionato e nella semifinale di Coppa Italia contro il Tavagnacco. Vado ad elencare le formazioni. La Lazio scende in campo con Fazio, Cunsolo, Visconti, Di Bari, Savini, Cassanelli, Pezzotti, Monaco, Couto, De Luca e Pecchia. A disposizione di mister Iancole, Melis e Grassi. Per il Brescia, Mori, Pedretti, Dadda, Zizioli, Schiavi, Gozzi, Ferrandi, Cernoia, Sabatino, Boni, Alborghetti. A disposizione di mister Checi, Gorno, Baroni, Braida, Assoni, Lonati, Rosucci e Rolfi. Agli ordini dell'allenatore Campagna di Seregno comincerà la 26esima giornata di Serie A. Partiti. Va sulla fascia Pedretti. C'è Pedretti, riceve il passaggio di Cernoia, salta un'avversaria, ah, cross troppo lungo, era bellissima l'azione del Brescia, ma il cross è stato lunghissimo. Tiene la palla in campo Daniela Sabatino, tocca per Giulia Ferrandi, si gira, prova il sinistro, traversa di Ferrandi. Ferrandi, tocca al centro per Gozzi, Gozzi allarga ma male per Cernoia. Ancora Gozzi, Boni, 1-2 con Cernoia salta un'avversaria, è in aria, tiro di poco al lato, grande occasione per il Brescia. Scambia con Cernoia dentro per Sabatino, grande intervento di Bari, era buono il passaggio di Cernoia. Attenzione Zizioli per Schiavi, oggi la difesa del Brescia sembra quella che conoscevamo fino a qualche giornata fa. Alborghetti per Boni allarga per Dadda, tiene la palla in capo Dadda, salta un'avversaria, va verso l'area di rigore, ottimo il cross, arriva Cernoia di testa, salvataggio e traversa, incredibile. Alborghetti salta un'avversaria, va dentro, allarga benissimo per Ferrandi, di prima per Boni va dentro, salta due avversarie, prova il sinistro e vola Fazio a deviare in calcio d'angolo. Recupera palla Giulia Ferrandi per Cernoia per Boni dentro per Ferrandi a tu per tu con Fazio, Ferrandi tiro e va fuori la palla di un soffio clamoroso. Firenze 26 ed è gol di Sabatino e il Brescia va in vantaggio, minuto 32 su assist di Valentina Boni. Daniela Sabatino porta in vantaggio il Brescia al minuto 32, per lei ventesima rete in Serie A. Settima rete di testa di Sabatino, che quest'anno anche di testa. Sì, io sono il suo procuratore. Lancio bellissimo per Valentina Boni, posizione regolare di Boni. Grande pallonetto di sinistro e dopo un assist spettacolare, una rete fantastica di Magic Box,
che dopo soli 2 minuti porta a raddoppio il Brescia. È un ottimo Brescia, Roberta Dadda, un treno oggi sulla fascia. Quinto calcio d'angolo per il Brescia, minuto 42. Parte Ferrandi, bello il cross, Fazio esce male e Zizioli firma il 3-0. 3-0 del Brescia, minuto 42. Ottimo il movimento delle torri del Brescia e Zizioli firma il 3-0 al minuto 42. Dentro per Sabatino, è buona Sabatino contro Fazio, Sabatino contro Fazio, sbaglia tutto Sabatino, punta Schiavi che la ferma, ma ancora la palla De Luca, anzi prova il tiro Pezzotti, è facile preda di Lucia Mori. Cernoia ancora 4 contro 3. Contropiede del Brescia, 4 contro 3, va dentro Sabatino per Boni, è buona la palla, Valentina Boni, tiro da gol! Grandissima rete di Valentina Boni che al minuto 21 sigla la sua doppietta personale. Oggi una Valentina Boni davvero in grande spolvero, migliore in campo fino a questo punto. Apertura, scorpione di Boni, clamoroso, che tocca per Cernoia, Cernoia, Cernoia in aria, la mette al centro Rosucci, non ci arriva ad un soffio, grandissima azione del Brescia, Rosucci, Cernoia e Boni. Alborghetti, Alborghetti entra per i vie centrali, entra per i vie centrali, destro ed è gol! Grandissima rete di Lisa Alborghetti che al minuto 31 firma il 5-0. Grande prestazione oggi di Lisa Alborghetti, anche lei tra le migliori in campo, e va ad abbracciare il suo fan numero uno, il piccolo tifoso di Lisa che va lì ad abbracciarla, bellissima questa scena. Contropiede ancora del Brescia, Lisa Alborghetti sontuosa oggi per Valentina Boni, Valentina Boni punta l'area avversaria e sbaglia il tiro, c'erano al centro libero Rosucci e Sabatino. Schiavi, Dadda sulla destra ancora, bellissimo il cross Sabatino e c'è il gol, 6-0 di Daniela Sabatino che firma la sua doppietta personale, 21esima rete in campionato, tutto molto facile. Attenzione, parte in contropiede Deborah Rolfi, Rolfi in contropiede, grandissimo assist per Sabatino, va Rosucci dentro, Rosucci dentro, c'è Rosucci al centro, ancora per Rolfi, destro, deviato Rosucci ed è gol, torna alla rete Martina Rosucci che firma il 7-0 del Brescia, grande contropiede con Sabatino, Rolfi e Rosucci che conclude con un cucchiaio. Grande tocco di tacco Zizioli sulla sinistra, Zizioli sulla sinistra, cross di sinistro al centro, Daniela Sabatino, tripletta, tripletta di Daniela Sabatino, tripletta di Daniela Sabatino che arriva a 22 reti, incredibile amici. Grande vittoria del Brescia qui al Club Azzurri di Monpiano, un Brescia che si impone per 8-0 e dà un segnale davvero forte al Tavagnacco, prossimo avversario in semifinale di Coppa Italia. Un Brescia che va sotto la curva per l'ultima di campionato e si congeda in maniera eccezionale con i suoi tifosi, un campionato comunque stratosferico per il Brescia. Alla fine di una partita davvero bella, 8-0 senza storia, appuntamento a sabato prossimo per Tavagnacco Brescia.